Ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati qui sul canale per questo video brevissimo, un video che voglio fare come introduzione ai nuovi Vespa Vlog che arriveranno credo per fine aprile, perché ragazzi non ho avuto modo di registrare nulla, perché come sapete un po' in tutta Italia marzo ha fatto tutto tempo, freddo, e non che adesso sia, vedete? Bellissimo, però ho detto dai, ho finito il lavoro prestino oggi e ho detto per la prima volta ho tirato fuori la Vespa e sono venuto qui al lago di Santa Clorce dove ho registrato un video l'anno scorso, uno degli ultimi Vespa Vlog del 2023. Se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra nelle schede, andatelo a vedere perché appunto tira un'aria fredda, devo dire molto fredda, però guardate che roba, wow, il lago di Santa Croce merita. Tra l'altro vedo anche un surfista lì, incredibile, saranno penso 14-15 gradi, che non fa freschissimo però tira parecchio vento. Quindi ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa magari una serie di questi video, video aggiornamento, video molto brevi che non superano i 10 minuti, dove vi racconto insomma quello che faccio durante i miei giri in Vespa al di fuori dei Vespa Vlog, quindi dei video più editati con il montaggio. Questi sono dei video brevissimi giusto per darvi qualche aggiornamento e sono video che sono registrati praticamente in tempo reale, voi li vedete nell'arco di 3 o 4 giorni massimo. Non so se si riesca a capire, ma tira un'aria incredibile. Sono sopra al ponte e la Vespa l'ho parcheggiata lì in fondo, si intravede un ponte, proprio lì c'è un mini parcheggio, l'ho parcheggiata lì. E ragazzi, per chi mi segue, per chi è motociclista, sa benissimo che è sempre un piacere riprendere in mano la moto dopo il lungo inverno, anche perché io non l'ho mai usata questo inverno se non una volta ai primi di febbraio, giusto per muovere un pochino. Ho fatto un giretto di un quarto d'ora lì fuori casa giusto per muoverla un pochino, ma poi non l'ho mai presa in mano questo inverno, quindi c'è la voglia di cominciare ad andare un pochino in giro. Fatemi sapere se anche per voi è la stessa cosa, per i motociclisti che mi seguono. Ragazzi, questa che vedete dietro di me è la spiaggia di Farra, che adesso è completamente deserta, ma proprio in questo punto è strano, pieno di gente, è una zona molto bazzicata durante il periodo estivo perché è un lago balneare, quindi si può fare tranquillamente il bagno e si pratica anche il surf, e quindi è una zona molto gettonata e molto bella. Lago di Santa Croce. E poi dietro da quella parte c'è anche il campeggio dove si può venire con tende, roulotte, camper.
davvero molto bello. Se siete in zona, passateci durante l'estate perché merita molto. Sì, dai, diciamo che quest'area è abbastanza fastidiosa. Adesso siamo nell'ora del tramonto, il sole sta scendendo e comincia a fare freddo. Tra le altre cose, la marea è anche abbastanza bassa. Guardate, solitamente durante il periodo è più alta. Bene ragazzi, dai, sto tornando indietro perché il vento è abbastanza fastidioso e adesso sì, vedete quello lì è il ponte. Sto tornando al parcheggio e qui c'è un po' meno aria, quindi si sta meglio. E prima ho visto un signore che è andato fino alle ginocchia in acqua. Non lo so, onestamente non credo che l'acqua sia così calda da potersi farsi il bagno, però ognuno c'ha i propri gusti. Io onestamente non lo farei, anche perché l'acqua del lago è fredda d'estate, questa qui, figuriamoci in questo periodo. Ma vabbè, ognuno è libero di fare ciò che vuole, io non lo farei onestamente. Bene, bene, dai ragazzi, ho finito anche per oggi la passeggiata e voglio concludere quindi qua il video. Ragazzi, fatemi sapere se questo genere di video brevi vi piacciono, questi video aggiornamento. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, giusto per capire insomma se vi piace la cosa o meno. Ecco, quindi voglio integrare questa tipologia di video qui brevi insieme ai Vespa Vlog che arriveranno a breve sul canale. Speriamo che il tempo ce la mandi buona, così comincio a registrare qualcosina, anche perché ho voglia insomma di andare a fare qualche esplorazione in giro. Ecco, a giorni, tra pochissimi giorni uscirà anche un video su un viaggio che ho fatto in Svizzera, quindi state sintonizzati sul canale perché uscirà qualcosa di grandioso, quindi restate connessi. E quindi ragazzi, dai, niente, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, come sempre sui miei social mi trovate Nicky Adventure, Facebook, Instagram e WhatsApp. E come niente, sono a vostra disposizione se avete qualche suggerimento, qualche consiglio a darmi. E niente, dai, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.